Il video del karaoke in cui si vedono Giorgia Meloni e Matteo Salvini cantare la canzone di Marinella durante la festa del 50° compleanno del segretario leghista è diventato un caso politico. Le immagini postate sui social del giornalista Nicola Porro mostrano il capitano e la premier accompagnati al pianoforte mentre si esibiscono in un duetto abbracciandosi e cantando insieme la canzone di Marinella di Fabrizio De André. Sono diventate virali in rete, provocando l'indignazione delle opposizioni. Festa sì e omaggio ai morti di Cutro no. Vergogna. Una vicenda apparentemente minimale che però ha riacutizzato le proteste scoppiate durante e dopo il Consiglio dei Ministri di qualche giorno fa a Cutro. In più, ad amplificare lo scontro politico, la coincidenza temporale della diffusione del duetto rilassato dei due leader con il clima di dolore che si è registrato alla manifestazione nella cittadina calabra dove il mare continua a restituire i corpi delle vittime, 3 solo nella giornata del video. 2 sentimenti stridenti, uno di spensieratezza, l'altro di lutto, notato da molti nelle stesse ore in cui in tutto il paese continuano numerosissimi gli sbarchi di altri migranti da Lampedusa ad Augusta. La reazione del PD al video è durissima. Il capogruppo alla Camera, Deborah Serracchiani, cita un celebre verso di Eugenio Montale per prendere le distanze da Meloni e Salvini, che dice: codesto, solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Altrettanto netta la sua collega al Senato: non hanno reso omaggio ai morti di Cutro, hanno messo in piedi, twitta Simona Malpezzi, una patetica messa in scena, cambiato gli impegni istituzionali per andare a cantare alla festa di Salvini. Disumanità, cinismo, improvvisazione e spregiudicatezza. Chiara Gribaudo dal corteo di Cutro esprime così la sua forte indignazione dicendo: qui non c'è nessun karaoke, nessuno voglia di festeggiare, solo dolore, rabbia, ma anche la convinzione che un paese migliore e solidare esiste. Molto acido anche il commento di Angelo Bonelli: non hanno trovato il tempo perché non hanno voluto, per incontrare i familiari delle vittime e dei dispersi del naufragio che sono disperati, ma il tempo lo hanno trovato per festeggiare e cantare con tanto di video pubblici. Ancora una volta conclude il co-portavoce nazionale di Europa Verde: mi vergogno per loro perché dimostrano di non sapere cosa vuol dire avere un tale comportamento sobrio quando il paese vive un lutto così profondo. Tantissimi in rete hanno protestato per la scelta infelice del brano che, incredibilmente, tra l'altro richiama in qualche modo la tragedia calabra.